Le novità Rimor per la prossima stagione iniziano già dal logo. La storica azienda toscana, infatti, in occasione del suo 40° compleanno, rinnova il suo marchio, ora più moderno e attuale, ma sempre con chiari richiami alla tradizione, e intraprende un percorso di generale aggiornamento, senza rivoluzioni profonde, ma in grado di attualizzare un'offerta confermata nei suoi principali punti di forza. Sono rinnovate le grafiche esterne, ora con colori blu, grigio, azzurro per tutta la produzione, eccezione fatta per i toni del rosso della serie Seal. Proprio quest'ultima gamma riceve importanti interventi per quanto riguarda l'interno, mirati a rendere questa fascia di primo accesso ancora più appetibile e completa, con nuovo mobilio per il bagno, caratterizzato anche da un lavabo rettangolare e nuovo miscelatore, nuovo materasso, mentre le dotazioni si avvalgono di un oblò mini e kindinet e di una nuova struttura per il tavolo. L'illuminazione interna LED diventa di tipo dimmerabile e fornita anche di telecomando, mentre la cucina adotta un gruppo cottura tra fuochi. Nuovi, ancora, infine, i tessuti, con finiture di alta qualità. Confermata l'offerta della passata stagione, la gamma Seal su meccanica Fiat Ducato si completa con l'aggiunta di tre nuovi modelli mansardati. La Seal 695, con letti gemelli e toilette in locali indipendenti, presentato all'inizio dell'anno, si aggiungono il particolare Seal 50, con quattro letti a castello longitudinali e ampia zona soggiorno, sviluppato su una lunghezza di 7,5 metri, e il più compatto Seal 8, che adotta la classica configurazione con matrimoniale posteriore trasversale sul garage e soggiorno con semi di net a L e sedile contrapposto, completando il tutto con cucina lineare, frigorifero a colonna e toilette con doccia separata. Aggiornamenti ancora più consistenti sono effettuati sulla gamma catamarano su Renault Master, che in particolare riceve interventi mirati nella struttura della panca e del sottomansarda, tesi a ottimizzare i pesi. Internamente sono nuovi pensili con antecurve e materasso, ora più di tipo domestico, nonché la struttura del tavolo con nuova gamba. Come per la gamma Seal, viene adottato un inedito sistema di illuminazione dimmerabile e tessuti con finitura di alta qualità. Novità anche nella zona bagno, con un nuovo mobilio caratterizzato anche da un lavabo rettangolare e i box doccia ora con moderna colonna dotata di luce LED. Immutata la disponibilità di modelli, con 4 profilati e 6 mansardati. Tra questi ultimi, ai vertici della gamma, da segnalare il catamarano 50, capace di ben 6 posti letto sempre pronti grazie ai 4 letti a castello longitudinali in coda, e il classico catamarano Sound, che propone la pianta a tutto spazio caratterizzata dalle lette a castello longitudinali e dall'ampio soggiorno con 2 dinette affiancate. Sempre su meccanica Renault Master è confermata la gamma Surf, composta di 4 profilati di chiara ispirazione europea che ricevono migliorie nell'illuminazione con nuove plafoniere e nella struttura del tavolo. Ancora più significativa poi l'adozione di una nuova porta cellula attrezzata e finestrata. Piccoli aggiornamenti di dettaglio infine per le gamme europee o per i mansardati Super Brig, con questi ultimi che assumono per la prossima stagione la denominazione Signature Edition, grazie al particolare grafico rappresentato dalla firma del fondatore della Rimor, Luano Nicolai. Nella gamma di Van Horse si confermano i modelli Horse 36 su Renault Master e Horse 45 e 38 su Fiat Ducato, i primi due con letto matrimoniale trasversale, classico, l'ultimo con doppio letto matrimoniale sovrapposto. Da segnalare l'adozione di serie del Truma Combi in configurazione CP Plus, di un nuovo cestello scorrevole con doppia porta in cucina, dell'illuminazione LED in dinette e, in particolare per quanto riguarda il modello 36 su Renault Master, un nuovo mobilio in bagno e la lunghezza maggiorata a 192 cm del letto posteriore.